Salve a tutti. Allora, io invece sono qui per illustrarvi del laboratorio, appunto, dove si effettuano fondamentalmente analisi su liquidi biologici, perciò abbiamo potuto assistere ad un corso sulla sicurezza e quindi prevenzione. Allora, la sostanza di cui ci è stato possibile assistere all'analisi è stata appunto il DNA. E queste analisi prevedevano fondamentalmente l'elettroforesi, la PCR, la conta dei globuli bianchi. L'elettroforesi è una tecnica analitica e separativa basata appunto sul movimento di cariche elettricamente appunto cariche immerse in un fluido per effetto di un campo elettrico applicato appunto mediante una coppia di elettrodi al fluido stesso. Mentre la PCR è una reazione a catena della polimerasi, che consente la moltiplicazione o più propriamente detta amplificazione, dei frammenti di acidi nucleici di cui conosciamo le sequenze nucleotidiche iniziali e terminali. Questa amplificazione ci consente di poter ottenere in breve tempo, quindi rapidamente, la necessaria quantità di materiale genetico da utilizzare nelle successive applicazioni. Allora, tutte queste analisi servono appunto per studiare i geni e la loro relazione con le malattie, con determinate malattie. Poi abbiamo anche potuto assistere a una discussione multidisciplinare, alla quale hanno partecipato medici provenienti da diversi reparti, quali pneumologi, radiologi, reumatologi, anatomopatologi. Da altri appunto per consultarsi, per chiarire quindi i risultati delle analisi di, appunto, di ricerca e formulare le eventuali possibili diagnosi. Qua io lascio la parola ad Enrico.